Una improvvisa e fortissima esplosione. Messico, stato centrale di Hidalgo, ad una centinaio di chilometri da Tlaulilpan, a nord di Città del Messico, si era riversato almeno un centinaio di persone. Dall'oleodotto, infatti, era spuntata una falla e provvisti di secchi stavano prelevando illegalmente del carburante. Poi l'esplosione. Le vittime sono almeno 66 e oltre 76 feriti. L'area è stata isolata. A ricostruire i fatti, intervistato dalla televisione locale, è il governatore dello stato Omar Fayyad, riferendo che il governo sta coordinando i soccorsi e che l'aiuto ai feriti è la massima priorità. Cordoglio del presidente messicano. E intanto la compagnia petrolifera statale Pemex ha subito fatto sapere che il gasdotto è stato perforato illegalmente. Un'operazione tutt'altro che rara, tanto lo scorso anno da far stimare alla società perdite pari a 3 miliardi e 100 milioni di dollari.